sono il papà di Massimo. Salve. Ciao. Senti, io ho riflettuto molto prima di venire qui. Uso questa frase. Allora è di famiglia? Ecco, bravo. E l'hai usata spesso. Siamo riflessivi. Giorni. Senti, io sono deluso da te perché tu l'altra sera hai messo in scena un teatrino proprio di cattivo gusto. Che francamente non mi aspettavo che almeno tu ne facessi parte. In che senso? Te lo spiego subito. Vada. Voi avete deriso su di una persona che non era presente. Deriso cosa? Io adesso non parlo come genitore di Massimiliano, ma parlo come persona di 60 anni. Benissimo. Questa cosa non ti ha reso onore, te lo dico francamente. Perché tu sei entrato qui, o meglio, quando sei entrato qui, hai detto che tu in passato sei stato deriso, sei stato offeso. Fammi prima parlare e poi rispondi, perché non facciamo come i politici che si sovrappongono e poi non si capisce quello che si dice. Allora, tu hai detto queste cose e hai detto che hai sofferto per questo. Ora tu hai fatto la stessa cosa, se non peggio. Non ti permetta mai più di dire una cosa del genere. Oh, veramente? E sì. Tu l'hai detto, vabbè, ci sono dai, i filmati. Ah, dai, lascia stare. No, che cosa? Allora, no, no, hanno deriso su di te. Hanno deriso su di te. Tommy, però. Hanno deriso su di te. E questo perché su come vesti. Non venga qua a difendermi, non ce l'ho mai difendo da solo. Hanno deriso su come vesti. Ma perché non glielo dite in faccia?